finestra aperta sulle culture africane. Si presenta così Creative Africa, rassegna torinese pensata e realizzata dall'associazione Renken, la cui 8ª edizione si è appena conclusa dopo una 3 giorni ricca di appuntamenti tra cibo, musica, arte, letteratura, storia e attualità. Un mosaico variegato il cui obiettivo è andare più a fondo in quella che spesso è una conoscenza superficiale o stereotipata di una cultura, o meglio, di un insieme di culture, caratterizzate da una notevole vivacità e dinamismo e al contempo cercare di comprendere come questa cultura affronti i grandi temi del nostro tempo. L'idea di Creative Africa è nata dalla volontà di rompere alcuni stereotipi che sentivamo molto presenti nella nostra comunità rispetto a quelle che sono le culture africane e il livello anche di creatività che si esprime nella letteratura, nel cinema, nella musica. C'era, diciamo, un'ignoranza anche genuina ma profonda nella nostra città che volevamo in qualche modo affrontare grazie a tutto ciò che avevamo iniziato a scoprire viaggiando tra Italia e Senegal. Ci sono grandi artisti internazionali di origine africana che hanno raggiunto una fama, una notorietà, e anche nella nostra città non mancano le grandi iniziative dedicate a questo tipo di artisti. Talvolta manca l'idea che ci siano delle comunità di cultura produttive, quindi che questi artisti non siano un'eccezione rispetto alla regola, ma che effettivamente siano testimoni di tutto un mondo culturale che continua a muoversi nel continente, che si sviluppa, che ci può stupire, meravigliare. E questo è lo spirito con cui continuiamo a lavorare. E quest'anno il tema è genere, intersezionalità e pluralità delle voci. Abbiamo con noi diverse attiviste, artiste, musicisti e anche rappresentanti della comunità LGBT per scoprire insieme come queste forme di arte e di attivismo mettono in discussione la nostra contemporaneità. Creative Africa ha il suo cuore pulsante nel circolo Gigeni, all'interno del bunker, ex area industriale situata in prossimità dello scalo ferroviario Vanchiglia, adibita ad ospitare eventi e attività culturali e ricreative. Qui, nella serata di venerdì 1 luglio, l'attivista Kwanza Musi Dos Santos ha parlato dei temi principali di questa edizione, cercando di far comprendere i meccanismi che agiscono sulla loro narrazione. Intersezionalità è un tema che è un concetto che è stato coniato da afroamericane, quindi da donne nere americane, per portare alla luce un'invisibilità che subiscono le persone nere, le persone di genere che si assegna, diciamo, al femminile, oppure in generale varie oppressioni sistemiche che esistono nella società attuale, soprattutto nei paesi occidentali. Cercherò di raccontare un po' la storia di come queste oppressioni e questo silenziamento avviene, è avvenuto, come è stato creato, ma anche appunto come avviene tutt'oggi nel quotidiano, sia da parte di istituzioni che da parte dei media, ma anche da parte di persone tra virgolette ordinarie. Troppo poco spesso ci si chiede a chi tocca la narrazione, chi decide la narrazione, chi dà forma alla narrazione e per quale target anche viene pensata la narrazione che si fa, e proprio per evidenziare ancora una volta come è sempre quasi sempre un certo gruppo che narra un altro e appunto un altro gruppo che invece subisce questa narrazione e che quando invece prova a trovare gli strumenti e i mezzi per portare un tipo diverso di narrazione da un'altra prospettiva viene invece scansato o comunque in qualche modo ritenuto poco idoneo o poco autentico per portare questa narrazione. Numerose le attività svolte anche al Parco del Valentino, tra cui il Walking Lab curato dallo storico Gabriele Proglio, che sempre nella giornata di venerdì 1 luglio ha provato a raccontare il colonialismo a partire dai segni presenti nel parco torinese. L'obiettivo di questo progetto è di attraversare i luoghi che tutti i giorni abbiamo di fronte, però con una consapevolezza differente. Il Valentino è uno di questi luoghi dove ci sono parecchi cippi, parecchie lapidi, ci sono dei luoghi importanti per la storia del colonialismo. Sono state le esposizioni internazionali, c'è stato e c'è ancora l'orto botanico. Il colonialismo non finisce con la caduta degli imperi, non finisce con la Seconda Guerra Mondiale
l'eredità del colonialismo arriva anche a oggi. Quindi l'obiettivo di questo progetto è quello sì di dare un significato ai luoghi che spesso non vengono raccontati, ma allo stesso tempo anche di capire come il colonialismo ha un impatto sul presente a livello di eredità in termini di razzismo e sessismo, di discriminazione e anche dal punto di vista di questa grande amnesia rispetto a quelle pagine di storia. Ci sono alcune parole, alcune frasi che vengono utilizzate al giorno d'oggi che in realtà risalgono durante il periodo del colonialismo, se non prima, nel senso che è come se utilizzassero ancora quell'approccio evoluzionista che era in voga appunto durante il periodo del colonialismo e della difficoltà appunto delle persone oggi a non capire che determinati linguaggi in realtà sono ormai diventati, cioè discriminano le persone e quindi non aiutano a superare questi preconcetti o comunque questa visione da colonialista.